Ok ragazzi, questa cosa la devo documentare. Alissa sta per giocare a Fortnite per la prima volta. Daniel è qui per darle supporto e questo è il profilo di Daniel. E che stai facendo, Ali? La skin. Ti stai scegliendo la skin? Sì. Ok, vediamo che cosa hai messo per ora. Cos'è sto coso? Non lo so. Vediamo il risultato. Oh, che bella la faccia. Io voglio la pizza. La pizza. Ok, bello. Sei proprio tu, natalizia poi. Sì. Che c'entra? Bia. Vuoi scegliere anche le skin? Io voglio la skin di Bia. No, bella quest'arma. È l'arma di Bia. Ma quanta roba hai, Daniel? Ho giocato un po' a Fortnite. Oh, bella questa con il cuore spaziale. Questa qua era proprio per la festa della donna. Che bel regalo per la festa della donna. Alissa continua a scegliere accessori molto fashion per uccidere le persone. Vediamo anche che icona sceglierà. Oh, la ciambella. E questo che cos'è? Schermata di caricamento. Ma puoi scegliere tutte ste cose? Casuale. Ok, bello. Oh, questa! Bella, delle emoticon. È bellissimo che ora, Daniel, il tuo personaggio sarà così. Ok, Ali, vediamo un po' come te la cavi in questa tua prima partita a Fortnite. Ma sai almeno qual è lo scopo del gioco? No. Devi uccidere tutti. Devi fare una strage. E soprattutto non devi morire. Sì, quello è sicuro. Tu eccelli a quella cosa. Sei brava a non morire? No. Come no? Finora sei ancora viva? Hai 10 anni e non sei mai morta? Lì no. Ah, ok. È la mia prima volta poi. Oh, che bello. Che bello quel gatto. Ok, allora, ecco qui Alissa. Bella quell'arma, piccone rosa. No, niente, adesso stai aspettando. Ok, si parte tra un secondo. Via! Sto cadendo con le luci di Natale. Bello. Che bello il tuo paracadute. Ok, finora tutto bene, direi, eh? Però dice tempesta in arrivo. Già tempesta in arrivo. Alissa, ancora i capelli bagnati dopo il bagnetto, ma non fa niente. Questo non la fermerà dal fare una strage. Dai, vai a pesca. Non è bello uccidere pesci. Non è bello, però intanto ci provi. Non è bello uccidere i pesci, bam bam bam, piccone. Come si cambia l'arma? No, la devi trovare l'arma, adesso hai solo quella. Vai a vedere se trovi delle casse. Oh, laggiù c'è una persona, fatta insieme. Nasconditi. Ok. Oh, già nuovo livello, cioè non ha fatto niente, è già salita di livello lì. E c'è spugli, mi copro? Sì. Bella quella casa, Alissa, vai a vivere lì. Oh. Ma, no, quella è gente che ti vuole uccidere. Allora, c'è un NPC, c'era uno che stava... Alissa nascosta dietro il fogliame. Dentro il fogliame. Dentro il fogliame. Dai, ma valla a prendere a martellate. Perché loro hanno un'arma, noi no. Ecco, che hai trovato? Il cocco! Oh, buono! Ma a te non piace il cocco? Fa attenzione, fa attenzione. Per te. Fa attenzione. A me non piace il cocco. Fa attenzione. Mamma mia. Più ansia che con Hello Neighbor. Aspetta che se ne vanno. Questi si rincorrono tra loro tanto. Sono in tre. Corro via. Io entrerei in quel castello e mi nasconderei lì per sempre. Ui. Beh, però poi arriverebbe la tempesta che ti ucciderebbe. Ah, è vero. Comunque è bella la grafica. Ma sì, era sempre stata così? Ah no, perché questa è la PlayStation 5. Eh no, gli hanno fatto un update di recente. Poi credo di averlo anche messo nel set. Ecco lì. Oh, sì, vai, vai. Sì, ma col quadrato non devi spaccare tutto. Alissa, quadrato. Oh. Ok, prendi la quadrata. Fai la spesa, fai la spesa. Là c'è anche un pompa e un mitra. Prendi. Ma neanche la moto si può prendere? Sì, la moto si può prendere. Ma gli hai insegnato a sparare, a mirare e sparare. E fallo, sennò arriva un cattivo. Allora, i tasti. Ecco, e per sparare devi premere questo. Ok, ma adesso ti sentono però, Ali. Sì. E poi stai anche sprecando il proiettile. Puoi muoverti, per esempio, quando stai mirando oppure stai sparando. Cos'è questo? È un vasetto di lucciole. Tu le lanci e comincia a mandare a fuoco tutto. Bello, manda a fuoco questo negozio. E se c'era qualcuno... No, ti vai a fuoco te! Alissa, prendi il cavolfiore, vai che ti rinfreschi. Oh, scambiamo un'arma con un cavolfiore. Che cavolo hai preso, Alissa? Un cavolo. Comunque, cioè ragazzi, sta diventando notte e Alissa è rimasta ferma qui a non fare nulla. Bang! Si è preso subito il muro. Dai! Va, devi morire in un incidente stradale. Okay. Lo fai? Basta. Questa gita in moto è durata molto poco. Intanto allora, è notte.
perché se guardi la mappa vedrai quella linea bianca. Se sei dentro il cerchio bianco, allora sei sicuro dalla tempesta. Più dentro vai, più sei sicuro, perché poi si comincia a restringere, quindi meglio che non vai per quella via, che poi esci dal cerchio. Comunque sono rimasti in 59, eh. Vai a cercare qualcuno da uccidere. Ok, allora, di qua di sicuro ci dovrà essere qualcuno. Schiaffe via. Senti, ma quanti giocatori sono all'inizio della partita? 100. Quindi in tutto questo tempo, intanto la metà già si sono ammazzati tra loro più o meno, perché ne sono rimasti 55. Quindi Alissa, da una parte sei avvantaggiata perché hai meno avversari che possono ucciderti. Dall'altra però questi 55 che sono rimasti sono i più bravi, perché sono quelli che sono riusciti a non farsi ancora ammazzare. Sì, ma magari aggira questa montagna, non puoi passarci attraverso. Chi è quello allora? È un tizio che è in squadra tua. Ah, perché ci sono anche le squadre. Io mi sento malissimo con questo tizio che ha finito con Alissa. Alissa è in squadra con uno, ma non lo sta aiutando per niente. Si immaginava qualche pro gamer pronto a giocare, invece si ritrova lei. Oh, ti sto sparando. Vai, uccidilo tu, uccidilo. Ah, eccolo. Vai, spara. Si è fatto un muro. Sparagli. Uccidi Darth Vader anche. Chi è Darth Vader? Vai, Alissa. Vai, uccidi quello. Vai, senza pietà. Spara. Io non so che mira. Quanti ce ne stanno? Ma come fanno a costruirsi queste cose? Guarda lì, dietro di te. Eccoli. Vai. Vai, Darth Vader. Brava. Prima uccisione. Bravissima. Ma il compagno va fregato le cose. E vabbè, brava, oh! Io che mi aspettavo che sarebbe morta subito, e invece hai fatto un'uccisione proprio tu. Oh, prima partita, prima kill. Io, cioè, l'unica volta che ho giocato sono subito morta. Comunque, brava Alissa. Ah, puoi prendere quella spada, te l'hai indicata. Aspetta che stai allontanando. Delle uova di Pasqua. E che servono le uova di Pasqua? Ti ridà la vita e lo scudo. Bello. Bene, io prendo questo di uovo di Pasqua. No, preso. Ok. Oh, questa ha 92 colpi ora. Ma questa partita non finisce più. No, adesso sono in 30. Pensa se alla fine Alissa fa vittoria reale. Se la fa io davvero non c'ho parole. Questo è amico tuo, il Power Ranger. Sì. Oh, eccolo, guarda laggiù, prendi di nuovo il fucile. Guarda dove sta guardando. Ma io ero un bel fucile, dov'è? Però è il lancio a uovo. Dai che ce l'hai il fucile. Ce l'hai in mano, dai. Sì. Dai, Ali, stai sparando. Devi girarti un po', vai in giro. Muoviti. Eccolo. Okay, no, ecco, aiutalo. Aiutalo, è lì dietro. Eccolo, è questo qui, quello per terra. Vai. Dov'è la via? Ah, è la via quella. Attenzione, si sta riducendo il cuore della tempesta. Quindi, Alissa, meglio che ti muovi ad uccidere queste persone. Ah, okay. No, la cosa divertente è che è anche morto il tuo compagno di squadra. No, sei rimasta sola. Ah, però allora. Sono rimasti solo in 26. Dai, ce la puoi fare. Basta che mi nascondo. Ma che ti nascondi? Vai a combattere, non fare la codarda. 23. Oh! Oh, lì c'è un cecchino viola. Dove? Lì sopra la... Oh, aspetta. Oh, eccolo, guarda, lì c'è un nemico, vai. Uccidilo, sta correndo. Vai, dal tetto. Non serve. Dov'è? Daniel prova a dare dei consigli, ma lei non li segue. Ci sono dei bot. Eccolo, vai. Sparagli. Sembrano dei bot. Dai, no, sei morta. Dai, però dodicesima sei arrivata. E questa chi è? Adesso vediamo la sua partita. Vabbè, dai, oh. Per essere la prima volta sei arrivata dodicesima, non è male. Vabbè, adesso gioca Daniel, ma te già sappiamo che sei bravo. Comunque, Alissa, che ne pensi allora di Fortnite? Pensi... È bello. Ci giocherai di nuovo? Sì. No, non mi dire che adesso entri anche tu nel tunnel di Fortnite. No. Delle skin. Ci gioco con Daniel. Ah, vabbè, sì. Così almeno fate qualcosa insieme. Vabbè, dai, ora lasciamo giocare il pro. E ragazzi, fateci sapere se anche a voi piace Fortnite. E chissà che magari vi ritroverete a sfidare contro Alissa, che nel frattempo si allenerà e diventerà molto più brava, o con Daniel che vi killa in 3 secondi. E allora ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!